Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Utenti di Studio One, eccoci finalmente, dopo 2 anni di aggiornamenti gratuiti, alla Major Update Release di Studio One, versione 5. Le novità, come vedremo, sono molte e rispecchiano come sempre le richieste degli utenti del forum, proprio per rimanere vicino alle esigenze di chi utilizza Studio One per il proprio lavoro quotidiano. A differenza di altre software house, Presonus infatti asseconda le richieste degli utenti attraverso continui update mensili, dove oltre alle revisioni dell'applicazione aggiunge features in maniera continuativa e gratuita. Nella versione 5 Studio One introduce, come dicevamo, diverse nuove opzioni, una nuova veste grafica ed un aggiornamento sostanziale dei plugin stock, alzando ancora una volta l'asticella della qualità a cui eravamo già abituati. Siamo pronti per esplorare Studio One 5? Come sappiamo, Studio One è una DAW con cui possiamo arrangiare, produrre, registrare, mixare e masterizzare le nostre produzioni. In questo nuovo update abbiamo ora a disposizione uno strumento più avanzato e pronto per essere portato dal vivo sul palco. Infatti la nuova funzione Show Page trasforma Studio One in un vero e proprio mixer live con funzioni di playback track, portando il concetto di DAW su un nuovo livello produttivo, interfacciandosi quindi non soltanto con gli strumenti virtuali, ma anche, soprattutto, con quelli reali in una situazione live totale. La Show Page, infatti, ci permette di utilizzare, aggiungere e modificare i virtual instruments, aggiungere tracce audio in background, creare delle set list e configurare scalette e performance in maniera differente per ogni sera. Per chi infatti come me si occupa di produzione in maniera complessa e finale, dall'arrangiamento mix master, è importante poi avere un supporto più profondo anche nella situazione live show, dove le esigenze sono diverse ma interagibili. Da una prima analisi vediamo subito un sistema di integrazione assolutamente simile a quello di un mixer reale. Lo esploreremo più avanti, ma ovviamente le novità non finiscono qui. Ecco infatti una nuovissima feature richiestissima dai compositori, lo Score View o Score Editor, ereditando molte funzioni dal software di notazione Notion. È ora integrato all'interno di Studio One 5. È possibile vedere lo score in maniera lineare anche su chiavi multiple, basta semplicemente selezionare le altre tracce MIDI per ampliare la visualizzazione dello score, possiamo allargarlo. È uno strumento estremamente utile e funzionale, comodissimo per lavorare anche su chiavi multiple mentre si lavora sul voicing degli accordi. Aggiungere simboli sarà semplicissimo attraverso il tool, mantenendo sempre una strettissima connessione con Notion in maniera esterna. I plugin di Studio One sono stati tutti ridisegnati e non soltanto graficamente. Ogni plugin ha ora un suo controllo di gain indipendente. Gli algoritmi di modellazione analogica sono stati quindi ricreati da State Space, li abbiamo già visti in opera all'interno di Fat Channel oppure all'interno del Console Shaper di MixFX. Vediamone alcuni, vediamo un completo ridisegno dell'analog delay, la nuova finestra di autofilter, le avanzatissime features contenute all'interno di Pro EQ, le vedremo poi nei video appositi dedicati all'utilizzo di questi plugin, la nuova veste grafica di Rotor, troviamo poi inoltre altre modifiche all'interno di MixVerb, MixTool e tutti gli altri plugin, oltre ad un nuovissimo limiter chiamato Limiter 2, il nuovo Beat Delay, la nuova veste grafica e l'ampliamento delle funzioni di Groove Delay, il nuovo flanger ed il nuovissimo gate con altre funzioni aggiuntive, chiamato appunto gate 2, il nuovo flanger, la nuova veste grafica di multiband dynamics. Come vediamo, tutti i plugin di dinamica avranno poi ora la funzione di sidechain esterno per poterli collegare esternamente con tutte le tracce audio a disposizione, compreso il fat channel. Il Red Light Distortion è stato aggiornato anche negli algoritmi, come anche View Meter ha subito un leggerissimo
cambiamento grafico, l'Xtreme e anche il Roomverb. Come vediamo, le differenze grafiche sono tantissime, ma non soltanto grafiche. Le analizzeremo e le vedremo all'opera all'interno dei nostri demo nei prossimi giorni, dove spiegheremo approfonditamente ogni singola variazione all'interno di ogni plugin. I plugin Instruments invece sono stati aggiornati con delle nuove librerie. Andando poi nella sezione Project Mastering troviamo altri tipi di aggiornamenti, soprattutto nel miglioramento dell'aspetto grafico interpretativo, dove troviamo non soltanto le nostre classiche forme di visualizzazione, ma anche e soprattutto nel caso di dodicesimi di ottave, anche la suddivisione sulle note, come accade anche in alcuni plugin di terze parti. Questa configurazione la troviamo anche all'interno di Pro EQ 2. Troviamo inoltre anche la sezione relativa ai vari tipi di visualizzazione per l'export delle piattaforme digitali e ovviamente un'implementazione ora non soltanto verso SoundCloud per quanto riguarda l'esportazione digitale, ma anche verso il nuovissimo sistema Presonus Sphere, che connetterà gli utenti e i collaboratori in un nuovo sottosistema collaborativo più avanzato. È piaciuto l'antipasto? Proseguiamo con la scoperta di tutte le altre funzioni aggiuntive. Come abbiamo annunciato, è stato inserito uno score editor per monitorare visivamente le note sulla partitura collegata al file MIDI diretto. In questo modo possiamo spostare le note sia nella sezione MIDI, quindi evidenziando una parte e spostandola sulla partitura, come vediamo. Questo verrà ovviamente riportato all'interno della sezione standard di editing MIDI e viceversa, quindi quello che noi cambiamo poi qui all'interno della nostra sezione MIDI esterna la ritroviamo poi all'interno della partitura come modifica. Possiamo inoltre sganciare lo score, in questo modo averlo a disposizione su una finestra esterna o su un monitor esterno, e inserendo il pin qui in alto poterlo avere in risalto anche quando sotto poi apriamo il nostro score classico MIDI, quindi senza influenzare la finestra dello score che abbiamo appena aperto, e quindi poterla tenere veramente in maniera separata su un monitor esterno. Funzione comodissima. Le funzioni di score poi sono estremamente semplici da configurare. Possiamo trasformare velocemente la chiave singola con il pulsante destro in Grand Staff, quindi spostarla poi velocemente anche sulle ottave, in maniera da vedere una visualizzazione più corretta sia dell'ottava sia della chiave giusta all'interno dell'arrangiamento. Un tool veramente utile ai compositori e soprattutto a chi desidera avere modo di mettere mano sulla partitura senza dover andare a entrare quindi nell'editor MIDI classico e modificare le note da questo ambiente. Possiamo poi selezionare le singole parti, quindi come vediamo l'arrangiamento è sincronizzato con le misure che troviamo anche qui nello score editor. Arriviamo ora alla funzione di clip gain envelope. Con questa nuova funzione possiamo creare un clip gain programmabile per ogni singolo clip audio. Basta selezionare il nostro clip audio, andare in fondo qui nel VoxFX in questo caso e cliccare su Gain Envelope. In questo modo abbiamo un inviluppo interno da poter utilizzare velocemente e modificare rapidamente, anche in maniera visiva, molto utile, le parti delle forme d'onda. In questo modo possiamo, in questo caso sto lavorando su una voce, scegliere di modificare leggermente piccolissime forme d'onda all'interno della voce, quindi avere una risposta e un controllo maggiore anche visivo dell'inviluppo che vado ad applicare ad ogni singolo clip. È un sistema veramente utile per poter correggere i pop o i click all'interno della forma d'onda senza doverla aprire ed editare, evitandoci quindi di applicare un plugin di compressione o di limiting. Le variazioni di clip si vedono poi subito applicate sulla forma d'onda, dandoci una risposta visiva immediata. Il clip gain è inoltre accurato al singolo samples. Possiamo quindi utilizzarlo per sistemare qualsiasi problema nei voice over, come i click o i pops. È indipendente dalla programmazione classica che noi abbiamo all'interno dell'inviluppo riguardante i fade e il volume generale del clip. Ritornando al MIDI, questa volta sono state introdotte le funzioni di case switch. In questo modo abbiamo una lane apposita che ci permette di caricare i case switch. Entrando quindi ad esempio all'interno di Edit Case Switch possiamo inserire i case switch di contact. Andrà fatto manualmente soltanto una volta, dopodiché avremo la mappatura del nostro instruments di contact per poterli poi
aggiungere, come vediamo, velocemente all'interno del nostro arrangement. Quindi avremo una lane completamente indipendente relativa ai key switch e che non influenza la parte MIDI, quindi sullo score non vedremo ad esempio le note basse dedicate ai key switch. Nel caso specifico i key switch vengono poi evidenziati come note rosse, lo stesso che accade all'interno di Kontakt, quindi è molto semplice anche da ritrovare velocemente. Possiamo nominare i key switch, ad esempio staccato, pizzicato, slow, fast, e ritrovare subito questi nomi all'interno poi della nostra lane dei key switch. In questo modo possiamo scegliere di caricarli nei punti dove ci occorre, all'altezza esatta della nota di riferimento. Quindi è come se fossero delle note fantasma dedicate ai key switch all'interno della nostra lane e quindi all'interno del nostro arrangiamento. Molto semplice da utilizzare, molto veloce. Basta poi selezionarli e con il tasto doppio clic scegliere quale utilizzare di quelli preparati precedentemente. Un sistema veramente rapido per lavorare con i key switch all'interno dello strumento MIDI. Studio One poi ora è in grado di registrare le polypressure e possiede il supporto MPE, ossia la possibilità di collegare, connettere e registrare i nuovi controllers per un playback più espressivo nelle performance musicali implementati nelle recenti versioni di alcuni virtual instruments orchestrali. Il note controller influenza la singola nota ed è possibile modificarlo nel pitch, nel timbro e nel pressure. Queste nuove implementazioni includono quindi il MIDI Polypressure e il MIDI Polyphonic Expression, ovviamente compatibili con l'hardware e gli instruments che li hanno on board. Il supporto Polypressure può essere trovato nei MIDI controllers come il CMX Key e il Presonus Atom. MPE può essere trovato sui Rolly Seaboard Blocks, Roger Lean Instruments, Aiken Audio Continuum e altri virtual instruments. Questo è uno dei passi che poi ci porterà verso il nuovo standard MIDI 2.0. Altra novità veramente interessante è l'implementazione, questa volta, di Melodyne 5.0. Nella mia versione studio, Melodyne 5 offre nuovissime features veramente molto molto interessanti. Le vedremo poi nei prossimi tutorial in maniera più specifica. Per cui Melodyne 5 Essential viene dato in omaggio con Studio One 5 Pro. È un risparmio di circa 100 euro. È il sistema di software di controllo di intonazione più famoso del mondo. Questa nuova veste esegue una individuazione degli accordi che esporta direttamente nella sezione Chord Track che noi troviamo qui in alto in Studio One. Vedremo poi come utilizzarlo. Altra grossa novità è il Time Stretch Tape Resample. Una delle feature più richieste attualmente è stata proprio introdotta subito in questa versione. Sotto le funzioni di Time Stretch all'interno delle nostre tracce audio abbiamo la possibilità di creare appunto un Tape Resampler, ossia il sistema di rallentamento di pitch che esegue attraverso la sincronizzazione con la tempo track. Questo, oltre a creare un effetto di tape slow molto interessante e utilissimo nelle fasi di composizione, mette a disposizione un nuovissimo algoritmo di time stretching in grado appunto di collegare il pitch alla velocità del tempo e creare un vero e proprio rallentando. Un sistema molto avanzato per lavorare sui loops in maniera più dettagliata e poterli modificare poi per raggiungere perfettamente la velocità di tempo sync in maniera più precisa e senza applicare l'algoritmo di time stretch standard. Troviamo qui sotto a time stretch algoritmo tape resampler. La marker track ha subito una piccolissima variazione. Adesso selezionandola abbiamo a disposizione nell'inspector il sistema di organizzazione della marker, come già avveniva per la ranger track, per cui potremo riscrivere e spostare velocemente i nostri marker direttamente dalla finestra Marker Track e quindi navigare anche velocemente all'interno dell'arrangiamento utilizzando i marker. Arriviamo ora al mixer, che possiede tantissime novità. Tutta la sezione Recording e Mix porta con sé una numerosa quantità di features ed è la risposta a tante richieste degli utenti che abbiamo raccolto nei mesi scorsi nei nostri Studio One Meeting avvenuti all'inizio dell'anno. Il mixer possiede ora features veramente potenti rispetto al passato. Quella forse più importante è il Mixer Scenes, ossia le scene mixer. Con questa nuova funzione possiamo infatti salvare, quindi catturare l'intera console e richiamarla completamente o in parte, come vediamo. Facciamo ad esempio uno snapshot, scena 1, e poi cominciamo a fare delle modifiche al nostro mix anche togliendo dei plugin.
Facciamo poi delle modifiche anche ai pan, aggiungiamo dei send e salviamolo come scena 2. In qualunque momento possiamo tornare sulla nostra scena principale e ricaricare velocemente tutto ciò che era stato creato all'interno della scena 1. Ad esempio, possiamo tornare nella scena 2, come vediamo vengono rimossi ed aggiunti anche i plugin, e scegliere ad esempio di caricare il canale Unison dalla scena 1. Quindi tornando sulla scena 1, selezioniamo il canale, Select Channel Only, e torniamo su scena 1. In questo modo soltanto il canale Unison della scena 1 è stato richiamato nel nuovo arrangiamento. Possiamo ovviamente scegliere di modificare qualunque momento le impostazioni delle scene e richiamarle all'interno del nostro arrangiamento in maniera veramente veramente veloce. Possiamo ovviamente richiamare anche soltanto i volumi o i pan o solo gli insert o i sends. Tutto il resto è richiamabile su tutti i canali, anche come abbiamo visto sul singolo canale. È un miglioramento sostanziale della precedente versione Mixer Pages e rappresenta un vero e proprio sistema di snapshot che possono essere salvate con la song o con un template. Altra novità interessante sono gli aux channel, quindi cliccando con il tasto destro del mouse possiamo ora aggiungere un canale aux. Viene appunto nominato con il nome aux, è una feature richiesta da tantissimi, da tutti coloro che provengono da Pro Tools e da chi desidera rispolverare i propri sintetizzatori analogici che possono essere ora incorporati nella produzione moderna come se fossero dei normali virtual instruments. L'aux channel infatti ci permette di prendere qualunque ingresso della nostra scheda audio ed applicare direttamente plugin, mandate effetti e modifiche direttamente nel mixer senza dover accedere alla sezione input e quindi creare un canale di ingresso. Altra nuovissima funzione è il Listen Bus che vediamo qui al lato. È un'alternativa al monitoring solo attraverso l'uscita main. È un bus di ascolto quindi per monitorare i segnali in solo. Possiamo scegliere di mettere in solo alcuni segnali, come vediamo vanno direttamente nel Listen Bus a cui poi sono collegati. Quando è attivato permette di tenere le tracce in solo senza avere effetto sull'uscita main e sulle uscite QMix. Quindi può essere utilizzato come una sorta di control room per altre casse, ad esempio cuffie, e che possa quindi ospitare tracce in ingresso. Perfetto per tenere i plugin di calibrazione come Sonarworks, che potremo aprire direttamente qui, e quindi non avere effetto sull'uscita master, quindi quando facciamo export mixdown non dobbiamo necessariamente spegnere il nostro plugin di Sonarworks, quindi influenzare eventualmente il mix. Una seconda opzione qui nelle preferenze ci permette di togliere quello che abbiamo visto finora, quindi evitare che le tracce in solo vengano direttamente eseguite dal Listen Bus, come vediamo ora non sono più collegate. Quando è attivo infatti ci permette di ascoltare gli strumenti in solo senza influenzare main out o QMix. È perfetto per una situazione di live recording. Nel Listen Bus è possibile attivare il PFL, ossia il Pre-Fader Listen, per poter monitorare i segnali in ingresso pre-fader e quindi pre-pan rispetto ai canali poi in solo. Un'altra cosa interessante introdotta nella versione 5 nel mixer è la possibilità del data exchange, una potentissima funzione di copy and paste che ora si estende ai canali del mixer introducendo anche i relativi effetti. Abbiamo infatti copy channel settings, in questo caso non copia soltanto il volume ma anche tutti gli effetti in ingresso e in mandata. Possiamo inoltre utilizzare questa funzione per copiare lo stesso canale non soltanto in questa song ma anche in un'altra song che abbiamo precedentemente aperto e ovviamente copiarla anche all'interno della pagina show, quindi prendere il nostro channel strip dall'arrangiamento e portarcelo nella situazione live in maniera veramente veloce senza dover utilizzare i preset salvati qui nella finestra Save Presets. Ma le novità non finiscono qui, abbiamo altre novità nascoste molto potenti. Studio One 5 possiede ora la funzione di sincronizzazione esterna MTC o MIDI Timecode che fino alla versione 4 poteva soltanto essere in uscita, quindi soltanto Studio One poteva inviare messaggi di sincronizzazione esterna verso macchine esterne, ma non poteva lui esso stesso essere uno slave. Con questa nuova funzione, selezionabile dalle preferenze Advanced, possiamo renderlo sincronizzabile con fonti MTC esterne. Quindi Sync External Device, scegliamo quale device esterna invii il timecode al nostro Studio One per poterlo sincronizzare esternamente anche in modalità MIDI Machine Control o MIDI Timecode, sempre relativo alle funzioni live. La funzione di sincronizzazione la troviamo anche qui sotto nel pannello vicino ai locatori.
Altra novità è quella dell'esportazione della nostra song o dei nostri file, questa volta a 64 bit floating point, e ovviamente anche il playback e la registrazione in questo formato. Studio One 5 infatti supporta ora i nuovi formati 64 bit floating point WAV. Questo è raccomandato per le registrazioni attraverso l'uso di interfacce con risoluzione di recording a 32 bit, e con questa opzione possiamo ora registrare appunto file a 64 bit fino a 384 kHz. Un'altra interessante novità del mixer e della Io Setup lo troviamo qui, all'interno di Audio Io Setup, dove i canali utilizzati, quindi presi dall'interfaccia e collegati direttamente alla DAW, vengono evidenziati questa volta con un pallino Used, una funzione veramente utile per ricordarci, per chi possiede ovviamente schede con tantissimi ingressi, quali ingressi e quali uscite sono state effettivamente utilizzate all'interno dell'arrangiamento, quindi non possono essere più utilizzate nella fase di collegamenti esterni, come ad esempio con un banco. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!